Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Days Gone. Andiamo avanti con le missioni e con la storia principale. Telecamere spente, ho fatto qualche upgrade alla moto, ho cambiato il serbatoio, ho messo quello con la capacità massima ho cambiato il motore, ho cambiato anche le gomme, ho aggiunto delle gomme un po' più performanti, e la forcella davanti, non ho cambiato telaio e tutto il resto perché non avevo più crediti. Infatti sono rimasto con 305 crediti. E adesso la moto dovrebbe essere decisamente migliore. Adesso volevo fare questa missione del capitano Curi qua, che è il flagello dei predoni. Probabilmente dovremo fare qualche altro campo di predoni che non so dov'è. E vediamo. Prima di cominciare, ragazzi, come di consueto, rinnovo l'invito a tutti a iscrivervi al canale, a lasciare un bel mi piace al video, condividere il video. Se vi va anche di lasciare dei commenti, sarò ben felice di rispondervi per quello che so. Che altro dire, sono gesti assolutamente gratuiti da parte vostra, non hanno nessun costo, nessun impegno, ma per me sono importanti, mi supportate soprattutto nella crescita del canale. Detto ciò, fatti convenevoli, andiamo. Dico, bene, ho una missione importante per te. Sono qui per questo, signore. Dei predoni hanno attaccato le nostre linee di rifornimento a sud. Ti ho segnato la posizione. Probabilmente usano una rete di caverne a sud di Crater Lake come base operativa. Caverne? Ok. Ma non ho abbastanza risorse per un attacco diretto. Quindi dovrò andare io e farli fuori in silenzio. Beh, lascio a te i dettagli, caporale. Puoi andare. Bene. Vediamo dov'è. Vabbè, non è neanche tanto a sud. È qua. Sì, direi che possiamo spostarci qua e poi andare. Benzina come siamo? Adesso dovrei averne benzina, infatti sono solo a 90, quindi direi che stiamo abbastanza bene. Vediamo la moto come va. E beh, va meglio. Va decisamente meglio. Un branco di vagabondi assassini. Oh, avete deciso di darvi alla caccia. Interessante. E beh, va bene. Direi che va molto bene. Allora, qua adesso sarà il caso che mi fermo qua, magari. Yeah. Oh, mamma. Ci mancava anche quel... Oh signore, quello è quello malefico anche, se non sbaglio. Vediamo se si vede qualcuno di qua. No, qua devo cercare di andare quatto quatto topo topo, perché non c'ho voglia di combattere sia con i predoni che con... con quella specie di... eccolo là. Capitano, ho trovato i predoni che attaccano le spedizioni di rifornimenti, proprio dove avevi detto. Come va? Bene, caporale St. John. Servono rinforzi? No, Beh, sembrano degli sbandati. Faccio io. Sembrano. Buona fortuna, caporale. Chiudo. Mi raddocchia anche quell'orso lì maledetto che... questo è proprio girato verso di me, però è dietro la... No. Pensavate di potervi accampare qui e saccheggiare le scorte della milizia? Eccolo, no. La vita è molto più complicata. L'idrofobo! Magari attacca l'idrofobo. Idroforo. Thank you.
Forse è difficile che riescano a farlo fuori, però. Io aspetterei, ragazzi, faccio l'opportunista qua, eh. Di 7, ce ne sono ancora altri 3, dai, ancora 4, su. Ancora 3. Dai, ci facci il favore, Orsetto. Cinque, due. E senza pietà morite, secondo me. Quello lì è tosto. 6, ancora 1. Però poi bisogna vedere se se ne va su qua. Può essere morto. Ho visto scappare quello lì. No, non può essere morto, ragazzi. Infatti si sente ancora lì, eccolo lì. Sono finiti? Ok, sì. Sono finiti. Però adesso... Vabbè. Ci ha fatto il favore. Solo che io qua adesso come... Caporale St. John a Diamond Lake, rispondete. Caporale. Capitano, i predoni lungo il nostro confine sud sono stati neutralizzati. Hai detto nostro? Signore? Hai vissuto a lungo da randaggio, St. John. A volte le reclute impiegano tempo prima di accettare il proprio ruolo in un'organizzazione. Non ero sicuro che ce l'avresti fatta. Beh, insomma, ora sono nell'esercito. Sì. Sì, esatto. Va pure, caporale. Sì, signore. St. John, chiudo. Qua sotto... Ah, beh, io preferisco... Mazza che salto che ho fatto. Preferisco andare. Sempre che non mi corra dietro. Comunque non mi ha visto. Che miseria, stavo per cadere, ragazzi. La moto dove l'ho messa? È qua sotto. Vabbè, questo campo ce lo siamo fatti fare dall'orsetto, dai. Ci sta, dai, oh, sempre io, eh. Ok, quindi questo l'abbiamo fatto. Adesso cosa abbiamo? Manca davvero poco. Cacciatore di taglie, questa qual è? C'è un'altra taglia da fare lì. Oppure potremmo andare a fare sta... Sì, io direi di andiamo qua, ragazzi. Dovrei riuscire a saltare, dice da saltare, quindi... c'è uno spostamento rapido? No, quindi devo andarci con la moto. Minchia che nebbia che sta venendo giù, aia. Proprio qua devo passare proprio davanti a... Speriamo che non si trovi, che non lo trovo in mezzo alla strada. Thank you.
Devo solo ricordarmi come fare per andarci, perché... Sono... Ma chi è? Ma piantatela, per favore, basta. Che salto. Che mi sei? Ce n'è un altro qua. Vabbè, ho fatto sta faticata per prendermi la taglia, abbiate pazienza, cioè. Allora, credo che sia qua. Vieni ad andare a manetta. Andiamo a vedere prima, perché non mi ricordo, ragazzi, quindi... Da che parte bisogna prendere la rincorsa? No, non è qua. È più sotto di qui. Devo andare di qua. Quell'isolotto lì, se non ricordo male. Facile, proviamo, dai, se non riesco di andarci quando c'ho la nitro di livello. Non bisogna rallentare, non devo ciccare. Dai, che ce la fa, che al pelo, ragazzi. Il problema è che adesso come faccio a uscire di qua? Non lo so, però vediamo. No, ma qua dovrebbe esserci un modo per uscire. A misture come siamo messi? 5, 5, 5, 5, tutto pieno, vabbè. Allora... da qualche parte si deve poter uscire qui, eh. Un altro microregistratore. Chissà, forse mi aiuterà a capire perché siete venuti fin qui. Capire come uscire, ragazzi, però. Io qua non vedo uscita. Bella, bella cosa. Allora, vediamo un po'. Energia o vigore? Io andrei di vigore, ragazzi. Perché il vigore contro le orde ci servirà. Quindi vado ancora di vigore. Oh, beh, questa è roba buona. Quanto carburante c'è? Quanto basta per tornare alla base? Ok. Forse è meglio controllare le tracce a Tilsen. È oltre il nostro raggio operativo. Lo metta nel registro per domani. Sì, ok. Trovata la via d'uscita, ragazzi. Devo uscire di qua, ok. Ce l'ho. Diamo una bella rincorsa. Dagli. Eccola, che miseria. No. Ah, ecco, tanto che...
Devo andare a recuperare, Marco Giuda, devo tornare al campo e farla recuperare, mi sa. Vabbè ragazzi, purtroppo è così. Vabbè, ci vediamo quando ho recuperato la moto, va. Devo andare dal meccanico e sta parte chiaramente ve la taglio. A dopo. Bene ragazzi, ho recuperato la moto, presto, eccoci qua. Sergente. A sfacchinata a piede è stata, comunque vabbè, ce l'abbiamo fatta. Allora volevo solo però, stai calmo. Sergente, allora armi, io volevo comprare, ma non è che l'ho comprata già e ce l'ho lì magari, non lo so. No, come primaria, mi serve una primaria un po' più cazzuta. C'è questo qua, il Chicago Chopper, che secondo me fa un po' meno danni, non ha tantissima gittata, però è abbastanza, vabbè, più preciso della, è una bella cadenza di fuoco. Questo c'ha 55 colpi, sì, dai. Il secondo emendamento è dalla tua, dico bene? Sì, e lo volevo equipaggiare, ok, ce l'ho già. Come scorte, sì, no, perché il fucile a pompa adesso comincia a essere un po'... Ah, spendaccione. Beh, finalmente si ragiona. Sì, ha senso. Lo farei anch'io se avessi abbastanza crediti. Ma non li hai, quindi. Ok, direi che siamo a posto. Allora, io volevo fare l'altra missione che è questa, dal colonnello Garrett, che... Da Caporale St. John, ci vediamo in giro. Dov'è il colonnello? Dovrebbe essere di là. Qua. È qua? Ah sì, è qua, infatti. Non lo vedevo. Dica. Colonnello, signore, rapporto. Ho recuperato la refurtiva. Caporale, sì. Quella ladra assassina da quattro soldi ha opposto resistenza? Sì, signore, sì. Ha cercato di fermarmi in tutti i modi, ma niente che non potessi gestire. Bisogna riportare la giustizia a questo mondo, caporale. Non rammaricarti. Sono le persone come lei, i bugiardi, i ladri, gli assassini, i tossicomani, i criminali. Sono loro la causa di questo flagello. Di sicuro non ne piangerò la morte. Di nessuno di loro. È tutto. Sì, signore, torno subito al lavoro. Ok, e anche questa, non l'avevamo completata la volta scorsa, che dovevamo portargli probabilmente indietro. Bene, adesso dobbiamo aiutare Sara, secondo me voleva, credo che dobbiamo procurargli una cavia. Ehi, che cosa ci fai tu qui? Ma cosa vuoi, mamma mia, ma... Te sei un peso morto. Caporale in comando. Sergente, felice di vederti. No, aspetta, ne vorresti uno vivo? Non posso testare soggetti morti. Tieni. Questo cos'è? Un sedativo speciale. Catturane uno e portalo qui prima che si riprenda. Ci sono molto vicina, dicono. Manca poco. Speriamo. Sì, signora. Quindi lo dobbiamo addormentare. Dicono, rispondi. Sto andando a cercare la larva che mi hai chiesto. Bene, ma me ne serve una specifica, chiaro? Ecco. Aspetta un attimo, una larva specifica. C'è un vecchio rifugio a sud, non distante dalla Rim Drive. Ora ospita un'intera colonia di... larve. D'accordo. Ok, contattami quando sei sul posto, chiudo. Colonia di larve. Sì, credo che sia quella che abbiamo visitato un po' di tempo fa, che era in piena di larve. Ehi, capitano, sono in missione per il tenente Whittaker, sono impegnato ora. Ricevuto. Contattami quando hai finito. Siamo pronti a testare l'arma di Weaver, chiudo. Aia, trammata. Merda. Mi sa che Sara non riuscirà a battere sul tempo Weaver.
Sara, qua davanti, qui. Infatti. Bene, devi cercare una ragazzina con una maglia rossa. È una di quelle maglie con i gattini dei Mici Amici. Strano che il colonnello non abbia già bruciato questo posto. Ho chiesto a Matt di non toccarlo. Sono mesi che sto studiando il sangue dei soggetti più giovani. Mi serve per il siero. Ok, ma come faccio a catturare la ragazzina senza uccidere gli altri? Non ne ho idea. Inventati qualcosa, non lo so. Mi serve la ragazzina con la maglia rossa. Altre taglie. Quanti sono? Andiamo, andiamo, andiamo! Ok! E tanti saluti! Quanti ce ne sono ancora? Ce n'è uno? No, due, tre. Cazzo, stronzetto, cazzo! Sono incazzati. Vabbè, vado. Tanto qua non so, ragazzi, c'è qualcos'altro ancora da recuperare. No, sono tutto full, quindi. Carichiamo sta qua. Siamo già tornati, sì. No, ancora. Levi uno vivo. Ecco, ti accontentata. Merda, Cristo santo! Capitano, è pisciato sulla moto. Colonnello, non vuole animali domestici sull'isola. Il tenente ha bisogno di una cavia. Ah, vedo che andate molto d'accordo. Tu e il tenente Whittaker. Faccio solo il mio lavoro, signore. Bene, è la cosa migliore. Il colonnello non ammette amicizie tra soldati e ufficiali. Oh, no, no, no. Questo non è il mio caso. Bravo. Perfetto. Signor, sì. Ok. Sono organismi biologicamente incasinati, è complicato calcolare il dosaggio. Aspetta, fermo. Ok, ci sono. È su questo che sto lavorando. Quanto ancora? Resiste ancora qualche secondo.
insieme. No! Cosa? È morto? Vabbè, era già morto prima. Porca puttana. Ma che diavolo? Non so cosa ci hai messo, ma quella roba picchia parecchio. Cazzo! Aspetta. Tu non vuoi creare un'arma biologica? No. Mi vuole curare. Dio, stai cercando una cura. Speravo, una volta recuperata la linea cellulare alla Cloverdale, di poter creare anticorpi in grado di contrastare gli effetti del virus. Gesù. Ma tutte le ricerche e tutti i mesi di lavoro non hanno portato a nulla. Non posso salvarli. Non esiste modo per invertire il processo. Rialzati, resisti sempre e riprova. Non hai visto cos'è successo? Le cellule di quel bambino sono letteralmente esplose. È per questo che non puoi mollare. L'hai chiamato bambino. Sai quante creature come lui ho ucciso? E non mi è mai passato per la testa che un tempo fossero persone. Ho conosciuto una ragazza che parlava così dei furiosi. Per lei erano persone malate. Credevo che fosse malata, ma in realtà la vedeva come... Lisa. Pensi che sia... Sì, credo che parli di lei. Anzi, sei la prima sana di mente che incontro da 2 anni. Ricordo la notte in cui ci siamo separati. E la verità è che non ti ho persa quando sei salita su quell'elicottero, ma la sera dopo. Io e Boozer siamo arrivati al campo profughi in cui pensavamo di trovarti. Ma i furiosi erano ovunque, gli elicotteri bruciavano e le urla erano strazianti. Abbiamo lottato, abbiamo vinto, ma restavano solo corpi. Corpi dappertutto. Ho guardato in faccia ogni singolo cadavere. Saranno stati un migliaio o più. Ho controllato uno a uno. Quella è la notte in cui ti ho perso. E Boozer. Boozer, lui ha cercato di tenermi in piedi per i 2 anni successivi. Ma io ero come svuotato. Me ne fregavo. Poi ho visto in cielo un elicottero della Nero e ho iniziato a sentire qualcosa. Così ho pensato, vaffanculo! Fanculo! Perché se ancora viva la troverò e fuggiremo in moto senza guardare indietro. Non voglio far parte di una milizia, combattere una guerra o vivere in uno schifo di campo. Perché sei ancora qui allora? Sono qui per te. Beh, chiaro. Ti dedichi anima e corpo alle ricerche. Non hai mai smesso di lavorare. Mentre gli altri pensano solo a sopravvivere, tu cerchi di salvare il mondo. Sì, beh, senza troppa fortuna, direi. Quindi rialzati, resisti sempre e riprova. Torniamo alla Cloverdale. Servono attrezzature e tutte le informazioni possibili. Sul serio? Mi aiuteresti? Sì, certo. Perché so che tu credi in questo. Non arrenderti. Andiamo a morte. Quello è l'unico modo. Fingeremo di cercare scorte. Sì, ma senza tornare. Come 2 disertori. Se dovessero prenderci, finiremo alla furca. Ma saremo insieme. Signora? Sì? Dick, il colonnello ti cerca. Sì, vado. Fai i bagagli e torno presto. Sì, signora. Quello che vuole fare Sara è bello. Caporale St. John. Ci vuole più tempo.
Su, vieni con me. È bello quello che vuole fare, ma sicuramente ci vuole più tempo, se mai fosse possibile, perché invece creare un'arma biologica. Sì, colonnello, sì, signore, è tutto in ordine. Il carico è sulla moto. Non sono sicuro di capire. Io l'arma sì. L'arma del tenente Weaver infine è pronta. Dobbiamo solo testarla. Cazzo, sì. Inceneriamo un'orda? Qualcosa non va, caporale? No, signore, no. Splendido. Non vedevo l'ora. Così mi piaci, ragazzo. Signori, questo è l'inizio di una nuova era. Coraggio. Tenete Weaver, con me. Signor, sì. Andiamo a sperimentare la Molotov al napalm, ragazzi. Uno spettacolo, eh. Ok, io credo che dovresti aspettare qui e lasciar fare a me. Cosa? Vuoi farti ammazzare? No. Per questo preferisco andare da solo. Senti, non possiamo affrontare un'intera orda in una volta sola, neanche con le super Molotov di Weaver. No. Quindi penso che scenderò lì. Mi farò notare, attirerò un gruppo per volta, poi correrò come un dannato. Troverò un modo per rallentarli e piazzare qualche trappola. Poi li faccio esplodere tutti. Senti, se usciamo allo scoperto in due sarà il caos. Rischiamo di attirarceli contro a vicenda. Meglio se resti qui. Tieni d'occhio la scena. Se si mette male, scendi in moto e mi tiri fuori da lì. O hai un piano migliore? Non ce l'ho. È un pazzo, dicono, però. Altre Molotov e munizioni nelle borse della. Bene, bene. Mi tornerà utile. Vediamo. Allora, come siamo qua? Questa è la Molotov al palm. Al palm. La Molotov al napalm. Attrattori. No, questo è il silenziatore, non ci interessa. Sono tutto full, direi. Andiamo. Non è facile, però se può fa, come si dice. Anche perché questa non è proprio piccolissima. Come ho detto, tutto sta nel rallentarli. Quei bastardi adorano ammucchiarsi, salire l'uno sull'altro. Se trovo uno spazio stretto in mezzo a camion, edifici o altri ostacoli, a loro servirà tempo per passare. E non appena avrò guadagnato qualche metro, li farai saltare in aria. Esatto, ripeti il trucco un po' di volte e addio orda. Questo è il piano. Questo è il piano. Facile a dirsi, o più complicato farlo, però. La fortuna non c'entra. D'accordo, vado. Allora, mi vedo qua dentro. Fammi sapere se serve aiuto. Ricevuto. Un po' di colpi. Ok, perfetto. Sì, beh, questa roba che ci serve anche per creare eventualmente altre bombe al napalm, perché non so se sono sufficienti. Fatto che c'ho tutto full qua. Allora, se non ricordo male, sono di là quelli. Questo per esempio esplode, vedi?
se non ricordo male, sono... da questa parte qua. Il problema è che... Allora, sono lì. Eccoli lì. Io potrei scappare di qua, sperare di centrare sti badili, vediamo, dai. Potrebbe essere un'idea. Intanto metto una bomba di prossimità dove sono io. Io mi apposterei qua, ragazzi. Allora, facciamo così. Bomba da remoto, bomba di prossimità. Vabbè, creiamone ancora uno. Che miseria, ho sbagliato. Vabbè, ma come la metto? Mi attende una bella sorpresa. Allora, vediamo un attimo come riusciamo a lanciare di... che purtroppo c'è una gettata un po' più corta, vedi? Devo lanciare lì l'attrattore. Più indietro. Dammela! Bruciate all'inferno! C'è Gio! Dovresti averli ridotti della metà! Continua! Contaci! Che ora morite! Vanno bruciati, li vedo da qui. La volete questa? Non perdetevi, sarò qui. Curi, come procedo? Ci sei quasi, caporale. Ne resterà un quarto. Cosa si prova, eh? Ti piace così, eh? Avanti, figli di puttana! Sì, coraggio! Preso, sì! Ma non ti piace più, vero? Carne fresca! Avete fame? Ci sono io! Cosa si prova, eh?
Avanti, figli di puttana! Non ce ne sono più molti, eh. Vai, Saint John, presto! Non serve ripeterlo. Ce n'è ancora qualcuno che è rimasto, però vabbè. Volevo... C'è dell'altra roba che poter creare. Qualche altra parte che adesso ormai... Il più è fai, ma signori, questo è l'unico, almeno il modo che penso io sia uno dei più per farli fuori, poi. Posso farne ancora una? Sì. Qua c'è un'altra fiasca. No, anche perché poi probabilmente finito qui mi riporta via, quindi qua non ci torno più. Poi preferisco... prendere tutto quello che si può prendere adesso e poi... Sì, comunque il grosso l'ho fatto, direi. Non so quanti sono ancora, ma non credo siano molti. E ti sei perso. Dov'è? Ce n'è ancora qualcuno? Ti sei perso te? Corri, ti prego! Dimmi che sono finiti! Non posso crederci! Ce l'hai fatta! Hai annientato un'intera orda! Sì, alla grande! Alla grande! E alla grande sì. Sara, mi ricevi? Tenente Whittaker, qui è il caporale Saint John. A rapporto, rispondi. Oh, dove diavolo sei? Capitano, ho provato a contattare il tenente Whittaker, ma non risponde. Portare buone notizie. Sì, sarai entusiasta. Immagino, ma la vedrai presto. Non chiamare il tenente Weaver, voglio dargli la notizia di persona. Ok, lo sei meritato. Ricevuto, Saint John, chiudo. Che fa? Si chiude e si apre da solo quel... polistirene, vedi, quello è quello che... Qua dentro c'è qualcosa, secondo me sì. Ma la roba da far esplodere ce n'è volendo. Però devi correre, devi indovinare anche i posti giusti, perché se sbagli a passare sei fregato. Allora, fammi prendere tutto il prendibile qua. Ragazzi, scusate, ma... purtroppo bisogna far così, altrimenti...
Non sarà bello da vedere, però. Dov'è la scala? Però è efficace. Qua non c'è niente perché. Ah no, c'è qualcosa. Non capivo perché. Devo rifare un po' di scorte, ragazzi, purtroppo è così. Qua è roba che ho già preso e sono full. Rapido sguardo di qua. Poi andiamo. Qua c'è qualcos'altro che si può prendere? No. Sì. Cherosene. Qua anche. Qua c'è un'altra. Sì, beh, i punti dove poterli attirare ce n'erano, Altro collezionabile. C'è il fucile, non ci interessa. La fiaschetta, le bottiglie. Ma direi che abbiamo preso diverse cose, quindi direi che possiamo anche quasi essere a posto. Questa si può esplodere, si può far esplodere questa, credo. Perché mi dà? Vabbè, niente, ragazzi, io direi che possiamo andare. Direi che si può andare. E così possiamo affrontare le orde. Grazie a te. Grazie a Weaver. Sembravi invincibile. Mai visto niente del genere. Hai mai avuto un'orda alle calcagna? Tutta questione di adrenalina. Possiamo vincere. Il colonnello ha ragione. E quindi allora? Mi spiace, tenente. Oh, merda. Non è andata. Dovrei trovarti un nuovo lavoro. E come ci ha funzionato? Davvero? Devi esserci, li abbiamo inceneriti. Oh, cazzo! Stanotte si festeggia.
alla mensa ufficiali. Ah, certo! Sento già odore di promozione. Vieni con noi. Sai una cosa, vi raggiungo più tardi. Devo sbrigare una faccenda. Va bene, come vuoi. Questa è l'ultima. Attento a non rompere niente. Alcuni oggetti sono insostituibili. Che succede? Dov'è il tenente? Caporale St. John? Mi dispiace, signore. Nessun problema. Tutti i ricercatori più importanti sono stati trasferiti. Trasferiti? Dove? Perché devo consegnare le scorte che mi aveva chiesto. Sì, capisco. C'è stato un... Facciamo due passi. Vieni. Mi spiace, ma sono gli ordini. Matt, non puoi farlo. Non puoi tenermi chiusa qui dentro. Capitano. Il signore disse a Noè: entra nell'arca con la tua famiglia, poiché tu solo sei degno dinanzi a me in questa generazione. Ma di che stai parlando? Mi dispiace, tenente. Poi, colonnello, aspetta! Ehi! Tutto ok? Tutto ok. Signora, ho trovato le scorte che aveva chiesto. Va bene, vieni. Sto lavorando a un nuovo incarico. Si tratta di veleno. Ascolta, quando lo trovi stai attento. Il minimo errore può costarti caro. Ricevuto, ti porto via da qui. Grazie. Sì, signora. St. John, qui Si sono insospettiti, non lo so. Capitano Curi, mi dicevi? Sono qui, capitano. Il colonnello vuole vederti. È nelle sue stanze, nell'arca. Le sue stanze? Dal campo principale, supera il primo deposito. Poi segui il passaggio a sinistra. Ok, sai di cosa vuole parlarmi? Del registro dei turni. Non farlo aspettare, caporale. No, signore. Ti hanno candidato per un progetto importante. Non fare cazzate e forse c'è una promozione per te. Sì, signore. Passo e chiudo. Un progetto importante? Che progetto? Vabbè, ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qua per questo episodio. Prima di salutarci, come di consueto, rinnovo l'invito a iscrivervi al canale. Lasciare un mi piace al video. Non tollero l'insubordinazione. Soldato, sto cercando di lavorare. Fuori! Scusi, signora, ordini del colonnello. Devo tenerla sempre sotto controllo. Tenente, chiedo scusa. Chiamo perché avrei una domanda sulla tua ultima richiesta. Sì, caporale. Beh, qui dice di raccogliere della cicuta. Sì, cresce sul versante nord della palude di Klamath. La troverai di certo. Palude di Klamath, ok. Mi raccomando, caporale, è altamente tossica. La pianta più velenosa di tutto il Nord America. Ok, farò attenzione. L'ultimo rapporto dava presenza di corvi infetti. Serve qualcosa per bruciarne i nidi. Bruciare i nidi, ricevuto. Un'ultima cosa. Quell'altro progetto a cui sto lavorando. Avrò nuove informazioni a breve. Grazie, caporale. Tenente Whittaker, chiudo. Dicevo, prima di salutarci, di nuovo l'invito a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace al video. E se vi va anche lasciare un commento. Sono gesti assolutamente gratuiti da parte vostra, ma per me importanti, mi supportate nella crescita del canale. Detto questo, grazie per aver visto questa puntata e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!